Grande successo al Polo Museale Civico di Cirignola nel Foggiano per la presentazione del libro Nicola Morra, Brigante o Patriota, scritto dal dottor Saverio Spicciariello. Il personaggio in questione, nato a Cirignola nel secolo scorso, era un brigante italiano e apparteneva a una famiglia benestante. Per un caso di omicidio, si dice dovuto a legittima difesa, fu imprigionato dai Borboni ed ebbe modo di conoscere le storie e le condizioni di vita della gente più povera. Alla sua scarcerazione si trasformò in un Robin Hood nostrano per dare ai poveri e a danno dei ricchi. Secondo la leggenda, intervenne per proteggere i mezzadri dalle prepotenze dei fattori e dei padroni. Per questo la tradizione attribuisce a Nicola Morra il benvolere e la protezione della popolazione stessa, nonostante i vertici clericali lo vollero morto. Alla presentazione di questo importante appuntamento, oltre allo scrittore, c'è stata anche la presenza della ricercatrice storica Antonella Musicano e del penalista avvocato Domenico Farina, moderato da Antonio Galli, presidente della Proluco, un'altra pagina di storia per una città come Cerignola che nel nome della cultura cerca di tendersi in positivo.